to the Guel YouTube channel. La formula ormai la conoscete, subito che saluto del presidente Ario Costa, dopo che io ringrazio a nome della Guel il comune di Pesaro per la disponibilità di questa sala del consiglio comunale ad ospitare le presentazioni dei nostri giocatori. Ario. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Rompo un po' la solita prassi, vi do una comunicazione allacciandomi anche ai ringraziamenti che Elio ha fatto per appunto l'utilizzo che il Comune e l'amministrazione ci mette a disposizione della sala. Da domani, sempre su concessione del Comune, che ringrazio, ci alleneremo al vecchio palazzetto. Per cercare così di tornare indietro di qualche anno. Era una cosa che era da tempo nell'aria, adesso vediamo un pochino, sarà un periodo, vedremo un pochino come va. Comunque, ripeto, colgo l'occasione appunto per ringraziare l'amministrazione con la quale stiamo avendo un'ottima collaborazione e rapporto. Mi sono permesso di fare questo anticipo prima di presentare Juvonte, perché la ritengo importante. Bene, Redic è stato non a caso l'ultimo presentato, ma anche perché è stato l'ultimo che abbiamo messo sotto contratto, quindi abbiamo dato questo ordine. È un giocatore di, secondo noi, di enorme potenzialità, di enorme talento, una trattativa abbastanza complessa, aveva diverse opportunità in giro per l'Europa, anche qualche scout NBA ha fatto un paio di prove durante l'estate. Alla fine siamo riusciti anche per lui a convincerlo per i soliti motivi, inutile che ci ripetiamo, perché poi alla fine se no diventiamo anche monotoni. Speravamo di avere una presentazione un po' più calda, di solito fuori fa molto caldo, gli sembra novembre, non sembra ancora precampionato, ma va bene, quindi ripeto, benvenuto Juvonte, ormai anche lui lo avete visto. Stefano vi dirà qualcosa di più, grazie e buon ascolto. Dunque, Ju è stato scelto per ricoprire due ruoli, fisicamente e anche tecnicamente può giocare da centro con grande facilità, perché ha la forza e la potenza per giocare dentro l'area ed è dotato di movimenti spalle a canestro che contraddistinguono appunto le caratteristiche del centro puro. Poi ha dimostrato nella carriera collegiale di essere in grado di attaccare, di essere pericoloso anche fronte a canestro, perché è dotato di un buon tiro e soprattutto di un ottimo volleying, cioè di quella capacità di attaccare uno contro uno in palleggio. Nel suo college a BCU difendeva contro i centri avversari e veniva utilizzato anche contro i numeri 4, contro le aree forti, e in quelle situazioni faceva anche dei cambi difensivi per marcare gli esterni. Quindi anche grazie a questa caratteristica noi lo abbiamo visto come giocatore che può giocare un po' da centro e un po' da ala forte. Grande contropiedista, e in difesa questa velocità che usa in contropiede veniva sfruttata a VCU come punta, come giocatore più avanzato del pressing di VCU. Giù ha avuto un infortunio ad aprile al torneo di Portsmouth, che lo ha costretto a stare due mesi fermo durante l'estate. Probabilmente uno dei motivi che ci ha dato la possibilità di sceglierlo, perché se non avesse avuto questo ritardo probabilmente avrebbe firmato un contratto in NBA o in qualche squadra superiore,
e chiaramente questo ritardo estivo non gli ha dato la possibilità di arrivare in estate, era nei programmi ed è nei programmi di iniziare gli allenamenti, come magari qualcuno di voi ha notato, con una preparazione differenziata rispetto agli altri. Perché? Perché vogliamo portarlo in forma gradualmente, e quindi fa una parte con la squadra, una parte col preparatore, sta facendo degli allenamenti supplementari, anche perché deve raggiungere un peso forma che gli permetterà di essere quel giocatore che abbiamo appena descritto. Non sarà una cosa lunghissima, più presto verrà rimesso insieme alla squadra e continuerà a fare quel lavoro in più per appunto tornare in forma. L'obiettivo è di averlo in forma per il campionato, tutto il precampionato ci servirà per portarlo in forma. E adesso lascio la parola a lui per salutarvi e presentarsi. Yes, I'm very excited to be here. You know, it's a great opportunity for me, and this is my second time here in Italy. And, you know, I just love the scenery here, and it's one of the main reasons why I wanted to come here. You know, the people are great, and you know, I just want to do whatever the team wants me to do, just do my job to the best of my ability. And you know, hopefully we can get a lot of wins for you know the fans and everybody here in Pesaro. Okay. Molto contento ed eccitato di essere qui a Pesaro e di iniziare a lavorare per noi e molto molto felice di essere in Italia, perché è la seconda volta che vengo in Italia. Lui c'è già stato in una doppia tournée con il suo college, che lo ha portato in giro per l'Italia a fare una lunga tournée con diversi amichevoli, e ha scoperto allora un paese che gli è piaciuto tanto, con la gente favolosa. Quindi e contentissimo di tornare in Italia e non vedo l'ora di mettersi a disposizione della squadra e a mettere tutte le sue abilità al servizio dei compagni e degli allenatori, con l'obiettivo di far divertire e far esaltare tutti i tifosi di Pesaro. Domande? Betta. Ciao, benvenuto. Quando abbiamo chiesto alcune informazioni su di te, in realtà molti sono sorpresi che tu avessi firmato per Pesaro, perché appunto eri quotato anche per posti più importanti, insomma situazioni più importanti. E anche quando la società ci ha detto che saresti stato il cambio dei lunghi, in realtà il talento che hai sarebbe da titolare. Ecco, che tipo di ruolo ti hanno prospettato? E anche se non ti senti, diciamo, no, per la situazione in cui sei a Pesaro, se ti aspettavi di essere in un posto dove si puntava qualcosa di più, oppure le tue motivazioni sono comunque altre? Chicago, Utah, you know, OKC, several teams that were you know, interested in me. But you know, my journey here wasn't the best for me, you know, in the past. And you know, I chose to play here because I feel like it was the best fit for me. And you know, the guys here really show a lot of support and show that they care about me. And you know, it's pretty big for me. And you know, in the future, I want to play, you know, professional in the USA. But for now, I'm just going to do my best here. You know, just play my do my job. Sì, è vero che è stato seguito da diverse squadre NBA. Lo hanno seguito tantissimo Chicago, Utah e Oklahoma City. Soprattutto dopo la stagione da giugno, quindi non la stagione scorsa, ma quella precedente, che è stata una grande stagione da parte sua al college. Però ha scelto Pesaro perché si è convinto, con le referenze che ha avuto su di noi da parte di chi lo segue, di chi conosce, che questo è il posto migliore per diventare un giocatore professionista. Ed è la verità, perché in questi giorni ha scoperto che tutti lo supportano, lo aiutano per questo spazio. In futuro spera di tornare a giocare da professionista in America, quindi in NBA, però
questo è un passo successivo sul quale non è concentrato adesso, adesso è concentrato sul fare il suo lavoro al meglio possibile nel ruolo che la squadra gli chiederà qui a Pesaro e per Pesaro. Posso? Prego. Abbiamo visto che ha apprezzato la piadina pesarese, ci fa piacere, sì, è andato subito dalla terra, ha messo la foto su Facebook. E poi niente, gli volevo dire che... Era l'ultima, perché adesso indietro. Ah, ok. Ma intanto gli volevo chiedere come si sente lui fisicamente, a che punto si sente fisicamente, e poi appunto questa cosa del doppio ruolo, che mi sembra sia una cosa comune a tutti i compagni, a parte Judge, e lui si sente in particolare un talento offensivo, no? Immagino. There are a lot of other players in the team that can play both positions. So your sensation about this, about your shape, and about your both positions? As far as the shape I'm in right now, you know, I'm not in the best shape that I can be in, but right now I'm working very hard, you know, I'm getting to the shape that I need to be before, you know, the season starts. And I think I'll be in very good shape by the time. And as far as playing the 4 and 5, you know, I've been playing that position my entire college career, so you know, it wouldn't be a problem for me to, you know, play the 4 or play the 5. You know, it's just something I've always been doing, and yeah, it's my job. Okay. Di sicuro non si sente nella migliore forma. Sta lavorando duro, ha iniziato a lavorare duro per recuperare la sua migliore forma, come vi avevo introdotto io, ed è sicuro che sarà pronto e nella migliore forma quando inizierà la stagione regolare. Per quel che riguarda il doppio ruolo, per tutta la carriera universitaria dice di aver giocato nella posizione di 4 e di 5 e quindi non ci sarà nessun tipo di problema, perché è una continuazione del suo lavoro farlo qui da noi, e il suo lavoro lo ha sempre fatto ed è pronto a farlo ancora. Okay, basta così. Volevo chiedere che tipo di atmosfera ha trovato arrivando a Pesaro, se ha conosciuto i nuovi compagni e che effetto gli ha fatto la città, una città piccola vicino al mare dove tutti ti conoscono e tutti ti additano. When I first arrived here in Pesaro, you know, it was great. You know, the weather here is really nice. Except for the, you know, past couple days. When I got here, I heard that the summer wasn't the best summer for you guys. But the atmosphere in the locker room with the players is great. We all get along. And, you know, they're sort of like my brothers now. And our relationship with each other continue to get stronger as we move forward. Okay. Quando è arrivata a Pesaro è stato tutto grande, perché anche il tempo era eccezionale. Ho avuto un'idea che a Pesaro ci fosse questo bellissimo clima. Adesso negli ultimi 2 giorni non è proprio così e la gente gli ha raccontato che non è stata una grande estate, però la prima impressione è stata quella di una città deliziosa dove vivere. Per quel che riguarda lo spogliatoio, i compagni, lui li sente già come i suoi fratelli, si è trovato già bene, appunto li ha definiti proprio dei fratelli. E durante il lavoro, durante i mesi, questa relazione tra di loro dovrà diventare sempre più solida, sempre più forte per tutta la stagione. Che piacere, che piacere. Che piacere mi ha fatto la Adriatic Arena, il suo posto di lavoro praticamente, l'ha già vista o la deve ancora vedere? Ha visto solo delle foto, ancora chiusa, che la porteremo quando la aprono, la portiamo a vedere. 25 settembre. Pisani, volevo chiedere a Jun qual è il giocatore che secondo lui è il suo, obiettivo da raggiungere, il giocatore che per lui è stato un maestro nella sua carriera, quello a cui vorrebbe assomigliare al massimo. That's a tough question. You know, my favorite player is Dwight Howard. You know, he's big, physical in the paint, and very athletic.
So, you know, not as tall as him, but, you know, I would want to one day, you know, play the game as he played, you know, as far as, you know, just taking up a lot of space in the paint and just running up the floor and, you know, catching alley-oops and dunking the ball and stuff like that and blocking shots. So, you know, that would be the one player that, you know, I look up to. Il giocatore che preferisce in NBA è Dwight Howard. Dwight Howard. Dwight Howard. Ah, no. È stata la prima scelta assoluta 11 anni fa. Non è Santo Rossi. Non è nemmeno freschissimo. Si diceva Santo Rossi. E niente, gli piace. È più alto di lui, però. È 4 o 5? 5. È più alto di lui, però è un giocatore che, al quale si ispira, che gli piace moltissimo. Come prende posizione dentro l'area, quanto spazio prende per giocare uno contro uno, quanto domina fisicamente a rimbalzo e allo stesso tempo quanto è rapido per correre in contropiede. E quindi vorrebbe assomigliarmi, cercare di copiare un po' il suo stile di gioco anche in difesa perché si riguarda gli aiuti e le stoppate. Dove ha giocato Howard? Ha fatto Orlando, era Orlando. Orlando. Microfono? Sì. Posso? Sì, c'è quello di Alberto acceso. Da Winston Salem vengono altri giocatori che hanno militato in Italia, tipo Tervante, Rastler, lui li conosce, e se li conosce, se ha avuto modo di parlare in grado di gli altri. Sempre il campo di Winston Salem, se know them, you talk to them. Non li conosci. Posso chiedere? Vieni però da una terra della pallacanestro, North Carolina, insomma, quindi ti voglio chiedere un po' i tuoi inizi e chi ha messo la impronta su di te come giocatore, quando è stato il momento insomma in cui hai deciso che volevi intraprendere questo, se nella tua famiglia c'è qualcuno che gioca a basket e con qualche curiosità. You know, started playing basketball at a very young age. I really started playing, you know, organized basketball when I was in like the eighth grade, which is middle school. And, you know, as far as my career going forward, when I first started, I didn't really play that much, you know, didn't really get any playing time. But, you know, as I got older and more mature, my game started progressing. I got a lot better. And, you know, growing up in North Carolina, it's a lot of players that come from there. Really good players, you know, and I'm sure you guys know Michael Jordan, and you know, it's one of my favorite players, you know, watching growing up, and you know, and I also have a brother that plays basketball. Also, he goes to college in High Point University, and this is his last year in college. So High Point University. E come molti ragazzi in America ha iniziato a giocare molto molto giovane, ma ha iniziato a giocare per la strada, per divertimento. Ha iniziato a giocare una pallacanestro un po' organizzata, di gruppo con gli altri, quindi fuori dai program, alle scuole medie. E poi crescendo come tanti in North Carolina si viene inquadrati, si viene dentro la scuola, si comincia a giocare appunto una pallacanestro sempre più organizzata e cominci realmente ad allenarti durante le scuole superiori e poi il college. E ha fatto presto ad innamorarsi di questo gioco perché è vero che in North Carolina ci sono tanti giocatori, tanti buonissimi giocatori ai quali ispirarsi. Da North Carolina ha citato Michael Jordan, che forse è stato il più grande di tutti, che anche per lui è stato un modello, e quindi ha seguito una routine che è per tutti i ragazzi americani appunto del North Carolina. In famiglia ha un fratello che gioca, che ha fatto l'ultimo anno, che sta facendo l'ultimo anno di college at High Point, non lo conosco, e niente, quindi ecco, questo è tra i parenti, ha citato il fratello. Quindi Ju è il soprannome, no? Il mio nickname è Ju. Okay. Sono le prime due lettere del suo nome. Sì, sì, sì. Poi gli volevo chiedere, ho visto anche dalla foto che ha tantissimi tatuaggi, quanti ne ha e se ce n'è uno a cui è più legato? I think about I have about 1, 2, 3, 4,
five. Sta contando. Probably say I have about 6 tattoos, and my favorite one would have to be the one on my right arm, because you know my I support my parents, both my mom and father. You know, they passed away when I was younger, so you know, this really, you know, symbolizes them, as you know, they're always with me as I, you know, continue to live on the earth. Se non ho capito male, era 6, 7, 8 tatuaggi, cioè che non lo sa neanche bene lui, tanti ne ha. E di sicuro quello a cui più legato è quello che ha sul braccio destro, che sono i suoi due genitori che sono morti quando lui era bambino, e averli qui sul braccio è come averli sempre attaccati a sé. Yes, I have a daughter. She just turned 7 months. She was born January 30th, and she's very beautiful. And then I also have a son. He's 2 months. He was born on June the 24th, and his name is Jelani, and my daughter's name is Kobe. Kobe, the daughter. Kobe. Like Kobe Bryant. Ok, sì, Giù ha 2 figli, una bambina che è nata a gennaio ed è molto molto bella, non ho capito lo spelling del nome, ma è assomiglia al nome Kobe, K-E-H-O-B-I, e K-H-O-B-I. E poi c'è un figlio che si chiama Jelani, che è nato a giugno e al quale è molto legato. Verrà qua? You think that they will come here, they will reach you? Sì, il figlio lo raggiungerà, il piccolo. Chiedere una cosa, ieri abbiamo parlato con Wally, Judge, e abbiamo parlato dell'opportunità che voi giochiate anche insieme, e non che soltanto che tu lo sostituisca come centro, ma anche che tu sia al suo fianco. E lui ha parlato letteralmente di torri gemelle ieri. Questa cosa ci è piaciuta molto, anche perché l'anno scorso in difesa abbiamo avuto tanti problemi, e quindi pensare finalmente a due colossi che difendono la nostra area ci fa sentire sicuri. Ne ha parlato un po' con Wally di questa possibilità. What do you think about this? I think, you know, me and Wally playing together would be great. You know, as I was just told that you guys as a team were very small last year, and that now we got, you know, some big guys this year, and, you know, we're going to, you know, take care of the paint for you guys, and, you know, be a force down there. And I think me and him on the court together, you know, will be great, and we'll be able to do great things together for the team. Sì, è convinto che quando giocheranno insieme lui e Wally per loro sarà grande, sarà bello, perché gli hanno detto che l'anno scorso la squadra si è avuto problemi di avuto perché era un po' piccola fisicamente, e di sicuro essere insieme in campo lui e Judge per lui sarà una situazione grande, perché gli piace giocare fisico, e quindi gli piace molto coprire l'area, difendere l'area insieme a un compagno così grande fisicamente. L'ha ribadito, sarà grande, sarà bello per loro e anche per tutti i tifosi, perché copriremo insieme l'area, difenderemo insieme l'area. Siete l'unica squadra con 5 rookie, pensi che questo possa favorirvi, che siano più vantaggi per voi? I don't think it would be a problem for us, you know, being that we have, you know, 5 rookie Americans on the team. I don't think it's a problem at all. You know, each and every one of us are really good players, and you know, just like we played back in America in college, you know, we feel like we could be able to do the same thing here. So, you know, it shouldn't really be a problem at all. Non credo che sia un problema essere 5 rookie americani in squadra. Perché lui crede che siano 5 giocatori di talento che sanno giocare,
nella carriera di tutti e cinque in America al college hanno fatto bene e quindi credo che possano fare la stessa cosa qui in Italia, quindi non sarà un problema ma sarà un vantaggio. Abbiamo parlato fino adesso di tecnica, di tattica e di quelle cose, no? Però il basket è fatto anche di canestri, chi mette la palla dentro, per esempio, quali sono le sue caratteristiche e i suoi compagni cosa hanno dimostrato in questi pochi giorni di lavoro? As far as me on offense, you know, I'm able to, you know, run up and down the floor, you know, really well. I can knock down a mid-range jumper, and you know, I'm very athletic. And you know, if I get the ball in the paint, you know, I can dunk the ball and stuff like that. And as far as my players, we're getting better each and every day. And you know, my teammates, I can see that we can really shoot the ball really well, and we can run the floor really well. So you know, we're really quick. So you know, I feel like once the season starts or begins, you know, we'll run, our pace is going to be really fast. Per quanto riguarda le sue caratteristiche in attacco, lui crede di essere un giocatore che è molto efficace se corre al contropiede, se corre su e giù per il campo, e crede di possedere un ottimo palleggiare ste tiro fronte al canestro e di essere atletico abbastanza per giocare uno contro uno spalle canestro con i movimenti finali da pivot oppure per chiudere gli scarichi dei compagni con delle schiacciate. Per quel che riguarda i compagni, vede che ogni giorno fanno un piccolo miglioramento. E le caratteristiche che gli sono saltate agli occhi è che ha dei compagni che sono degli ottimi tiratori e soprattutto dei compagni che atletici e che possono giocare una pallacanestro di grande velocità, e quindi è convinto che quando finiremo la preparazione all'inizio della stagione regolare una delle nostre caratteristiche sarà quella di giocare in contropiede e di giocare ad alta velocità. Questo compreso ovviamente gli italiani, compresi i cinque compagni italiani. About the American teammates and the Italian teammates. You think the same thing about all the teams? The team. Sì, sì, parla di tutta la squadra. Scusa, Stefano. Ah. No, solo che numero 5. Uniform number, non ricordo. 25. Volevo dire, per giù, non sarà un problema se non dovesse partire nello starting five. About more with you is a problem if you start the game in the starting final in the bench. No, be completely honest, you know, I think every player would like to start. But you know, it's not my decision who starts or who not, whether I start or not. It's the coach's decision, and you know, I want to try my best to try to get the starting line up. But as far as you know, starting and coming off the bench, whether it will, you know, affect my game or not, it won't at all. Vuole essere completamente onesto e ammette che ogni giocatore di pallacanestro vuole, desidera partire dal tetto base. Però questa non è una decisione che dipende dai giocatori, ma dipende dai coach. E quello che lui farà è quello di lavorare magari anche per meritarsi il tetto base, ma è ancora molto più importante essere pronti ad entrare nella partita in un qualsiasi momento della partita e dare tutto il massimo di se stesso per vincere le partite. E anche a Dario? Beh, se rimane qua o cioè no, facciamo una conferenza separata per gli abbonamenti oppure no, adesso no. We ask him to Dario about the season ticket, because he's one no, ancora that we sell season tickets. Vabbè, due minuti. Ditemi. Volete hai detto che c'era una giornata? Sì, no, beh, se non ve lo chiedevate non ve lo davo. Ogni promesso debito ieri. Sì, beh, ma tutti questi debiti saremmo molto ricchi tutti quanti. Beh, direi che la campagna abbonamenti sta procedendo un po' come il clima fuori. Bellissime giornate contrapposta a giornate un po' più grigie e buie. Siamo a quasi 500 tessere vendute, direi che siamo in linea col passato. È chiaro che noi siamo un po' così, non siamo mai contenti, quindi vorremmo fare di più giorno per giorno, però insomma direi che tutto sommato procede
procede bene, effettivamente non è una battuta, per esempio una giornata come ieri non incentiva a prendere la macchina e andare a fare l'abbonamento, visto i due giorni di pioggia costante, però ci riteniamo soddisfatti, è chiaro che i numeri a cui pensiamo sono ben diversi, comunque adesso aspettiamo intanto il periodo di prelazione che sia finita, che finisca per trarre le prime conclusioni. Quindi Ariel, porta un amico, finora ha funzionato? Sì, il porta un amico sta funzionando abbastanza bene, abbiamo una buona percentuale di vecchi abbonati che portano un amico, quindi mi sembra che sia funzionando, come sta anche funzionando l'accordo con ASAP per quello che riguarda le carte prepagate, c'è un buon riscontro anche da questo punto di vista. E la prima fase finisce il 13 di settembre, esattamente fra 10 giorni. E il 16 ricomincerà, abbiamo dovuto dare 3 giorni di intervallo per poter far sì che il sistema venga riprogrammato e ricaricato per mettere a disposizione i posti liberi rimasti. Solo una cosa, avete per caso fissato memoria a Terenzi che era stato tolto? Rispondo io. Sì. Allora, il Memoria Terenzi è organizzato dalla Pallacanestro Senigallia, l'hanno sempre organizzato loro tradizionalmente. La Senigallia l'aveva organizzato per settembre, per il 19 settembre, convinta che i danni dell'alluvione sarebbero stati sistemati nel palasport di Via Capanna per quella data. Purtroppo a Senigallia non sono riusciti a sistemare i danni dell'alluvione, quindi la Pallacanestro Senigallia non sa ancora dove giocherà il campionato. Quando avranno un palazzetto a disposizione organizzeranno anche i Memoria Terenzi, se avranno di punto. Però adesso, prima di organizzare i Memoria Terenzi, devono sistemare altre priorità della città di Senigallia e della Pallacanestro Senigallia. Non è prevista l'assunto quest'anno. Non so, te lo sai perché? Dov'è l'assunto? A Montegranaro, dove è l'assunto? È un dramma, avevamo due punti già fatti, è un dramma. Tutto. Allora, tutto né ultra crepida, calzolaio non oltre la ciabatta, è proprio il caso. Grazie professore, lei mi illumina tutti i giorni, mi illumina. Senti Ario, questa operazione nostalgia, se vogliamo chiamare così, del vecchio Palace, come è venuta fuori e sarà un campo sul quale sarà possibile guardare avanti gli allenamenti durante l'anno oppure solo una soluzione temporanea per quest'estate? No, no, la soluzione sarà per tutta la stagione. E come è venuta fuori? È venuta fuori, ma è così, perché comunque è un campo che riteniamo sia quasi, è ovvio che è un campo che è un pochino da rifargli un restyling sia sul campo da gara da gioco che nelle varie infrastrutture, però credo che sia un campo assolutamente da sfruttare perché riteniamo che sia una parte romantica della nostra società di dare la possibilità magari a tanti così, tifosi o curiosi che durante il pomeriggio non sanno mai dove andare, venire al BPA, un po' più all'Adriatic Arena è un po' più difficile, al vecchio palazzetto è un po' più facile, tutto qui insomma, ripeto, poi esiste questo accordo con il comune, è giusto sfruttare non solo l'arena e altre sistemazioni, ma anche questo palazzo. Dovete avvisare i ragazzi che devi spogliare, non so, io almeno ho visto quest'estate per altri motivi, gli spogliatoi sono in condizioni, non dico pietose, ma insomma. Ma questo è un po' il malessere degli impianti sportivi in tutta Italia, non solo in Viale dei Partigiani. È chiaro che questa è una struttura che anch'io dopo un po' di tempo sono stato ieri e ho ritrovato ancora la mia sedia e il mio tavolino, quindi non è che è cambiato molto, però vediamo se riusciamo, ripeto, passatemi il termine, a dare una lavata di faccia per rimetterlo un po' più in condizioni, ma comunque credo che sia accettabile, ripeto, nella norma come tanti altri. Credo,
partita ufficiale di quest'anno sarà sabato prossimo a Olbia. Quando partirete per Olbia? Venerdì. Venerdì. Contro Lucca. Da Bologna. C'è una domanda dal pubblico. Allora, tra te e Giorgio, ci sei sto a fare in faccia a Samuels? Wally will be the one that will attack in somewhere space. I'm not familiar with Samardo, but you know, Albert, he's a big man, and that we will have to, you know, guard him, you know, when we play against him. And you know, me and Wally are up for any challenge, and we'll try our best, you know, to lock down and do our job in the paint. And we'll try to, you know, get a few highlight dunks with you guys. Non lo conosce molto bene Samardo Samuels, sa che è un centro forte e importante, lo studierà, però sia lui che Wally sono pronti a lavorare per marcarlo, per fermarlo, per cercare di contrastarlo e magari per tirargli una schiacciata al volo su una linea.